e sono un agnostico e mi interessa di monumenti dell'epoca romana. Ora ci sono due monumenti che mi hanno molto incuriosito, che si datano, diciamo, fra Augusto e Nerone. Una è la casa di Pietro, l'apostolo di Gesù, a Cafarnao, in Galilea e quindi in Palestina. E l'altra è la tomba dello stesso Pietro, che è stata rinvenuta sotto la Basilica di San Pietro in scavi degli anni 40 e 50. A partire da questi due monumenti, mi è venuto poi di fare una riflessione più generale su questa figura che ha dei connotati storici, appunto questo pescatore sul lago della Galilea che ha ospitato nella sua casa Gesù, che è stato l'uomo più importante, il seguace più importante di Gesù, il primo apostolo chiamato, e l'apostolo a cui Gesù avrebbe in qualche modo affidato poi la sua chiesa. Ne esce una figura molto diversa da quella della Vulgata, cioè di Pietro come primo papa, per cui vi sarebbe una specie di continuità fino al papato attuale. Tutto ciò non corrisponde a verità storica. Pietro non aveva nessun potere assoluto come quello dei papi, non è probabilmente mai stato vescovo di Roma né papa, e quindi è una figura completamente diversa, una figura che discuteva con gli altri apostoli e gli altri seguaci, che litigava per esempio con Paolo e che però ha svolto una funzione di ricomposizione delle varie correnti che si erano venute a creare nel cristianesimo di allora, diciamo quella più di sinistra di San Paolo, di carattere più cosmopolita, e quella di Giacomo, il fratello di Gesù, che comandava la Chiesa di Gerusalemme. In questa posizione intermedia lui ha svolto una funzione e poi, essendo morto a Roma, è chiaro che il vescovo di Roma è per certi aspetti, se non l'erede, però l'autorità, diciamo, del luogo che conserva le reliquie di Pietro e di Paolo, perché entrambi sarebbero morti nelle persecuzioni di Nerone intorno all'anno 64 d.C. Tutto ciò ha a che vedere con l'oggi, perché la crisi del ministero petrino che si è manifestato con il Papa che ha lasciato la sua carica e il nuovo Papa che non si chiama più Papa, ma ritorna all'antico titolo di Vescovo di Roma, Francesco, a cui il libro è dedicato, può trovare in questo libro forse lo spirito, secondo me, a cui la Chiesa dovrebbe ritornare, cioè lo spirito originario che non aveva nessun potere assoluto, in cui non c'era l'obbedienza assoluta, insomma tutte quelle superfettazioni che dal Medioevo in poi hanno alterato la figura di Pietro e la figura del ministero petrino.